Un saluto a tutti i video radio ascoltatori di Radio Bombay. Questa sera sempre qui dall'Urban Rec. Siamo in compagnia, abbiamo l'onore di essere in compagnia dei Motel Connection. Grazie, benvenuti, ciao. A Radio Bombay. Grazie, grazie. Allora, prima domandona un po' così generale: come nasce il progetto dei Motel Connection? Beh, nasce a Torino intorno al 2000, quindi ormai 14 anni fa, proprio in un momento in cui c'era un forte fermento di musica, soprattutto musica dance, e DJ andavano a sentire le serate dei gruppi rock, e i gruppi rock andavano a sentire i DJ, e Motel Connection nasce da questa idea di mettere insieme questi due suoni, il rock con la dance, e quindi due musicisti, io e Samuel, guidati da un DJ e dalla manipolazione e dal mixing. Ecco, una domanda un po' per capire la vostra storia. Siete nati appunto negli anni 2000. Rispetto all'inizio, quali sono le differenze o comunque le cose che sono rimaste fino ad oggi dei Motel Connection? Noi siamo rimasti. A parte voi, musicalmente parlando, cioè siete partiti con Santa Maradona, che era la colonna sonora del lungometraggio. Le differenze non te ne accorgi tanto, cioè noi viviamo il presente, quindi non è che probabilmente allora avevamo 14 anni in meno, una grossa differenza non sembra, ma saltavamo più in alto. No, abbiamo iniziato molto anche un po' per gioco, per fare un gruppo da live, quindi forse la più grossa differenza è stata poi strutturarci per fare i dischi, per fare le produzioni, quindi nell'arco di questi anni la differenza è stata una differenza che abbiamo dato una struttura, cosa che sì, è stato quella. E poi penso anche molto la grande differenza forse dall'inizio adesso era, all'inizio pensavamo esclusivamente solo a fare musica su un palco, mentre adesso abbiamo molti progetti che ti portano a fare musica in posti diversi, quindi è cambiata molto nella nostra testa l'idea di progettazione della musica, e questo forse è il più grande cambiamento che abbiamo fatto nel corso degli anni. Esperienza più bella e significativa, e anche quella più brutta che avete vissuto durante i live? Io ho solo ricordi belli, quindi se te rivengono i brutti, cioè i ricordi belli sono tutte le volte, a parte che ogni esperienza ha proprio la sua storia, il suo gusto, e quindi fare la classifica non so dire, però non so, dal palco del primo maggio ai vertical stage, anche l'ultimo evento Motel Connection, mi sono divertito come un matto, è rimasto nella nostra mente, quindi vedere questo locale imballato, noi che saliamo da sopra, scendi, questo locale che esplode. Queste sono sensazioni direi indimenticabili, per cui non riuscirei neanche a fare la classifica. Non c'è nessuna in particolare su tutte che ricordate? Ma sono tante, e quindi quando sei cioè dal suonare sui vertical stage, quando suoniamo sui balconi e vedi 10-15 mila persone sotto e vedi che ballano, e poi il giorno dopo vedi questi video e riesci a renderti conto di che cosa loro hanno vissuto da sotto, è un'esperienza strana, che ecco, quella non avevamo mai fatto, che devo dire che è stata indimenticabile, è stato aprire i Depeche Mode. Quello sì, quello devo dire, ma indimenticabile perché ci ha dato appunto la possibilità di suonare in due contesti, uno San Siro e l'altro l'Olimpico, che non sono facilmente accessibili a un gruppo come noi, quindi quello è stata una meravigliosa esperienza, anche vedere come insomma come lavorano all'estero, le grandi produzioni, con che serietà, e poi come ci hanno trattato in maniera straordinaria. Quindi questa è stata sicuramente un'esperienza di quest'anno eccezionale. Però devo dire che si vede che abbiamo fame di stare bene, perché cerchiamo sempre di fare delle cose che ci piacciono in maniera molto particolare. Quindi le esperienze negative sui palchi non ci sono, cioè non c'è mai, non siamo, siamo, ci è andato sempre abbastanza bene. Ma siamo la verità, da buona napoletana, no. Sono superstiziosa, sì, no, vabbè, ma sai, se la cosa mi ricordo la prima volta che abbiamo fatto il primo maggio, che è ok,
è emozionante, c'è tanta gente. Quando siamo saliti sul palco, non so, il mio primo pensiero è speriamo non vada via la luce. Però dopodiché se non va via la luce è come fare un concerto davanti agli altri. Ma insomma non è. No, non abbiamo. Nell'arco degli anni siamo stati virtuosi nel trovarci sempre degli stimoli che ci facessero divertire. Guarda, mi vengono anche in mente le esperienze meno belle, devo dirti quest'anno. Vedi, perché ecco. Quando faccio questa domanda tutti, no, noi siamo tutte situazioni belle. Queste risorse siamo focalizzati sul presente, poi ragionandoci effettivamente sono quelle esperienze dove va come non te l'aspetti. Ecco. Ti dico, ad esempio, noi quest'anno abbiamo fatto una grossa scommessa, che è stata quella di uscire con il live prima del disco, con l'idea di portare in anteprima un disco da ballare prima che da ascoltare. E devo dirti che le prime serate che abbiamo fatto, dopo 2 anni, 3 anni che non suonavamo, sono state pesanti, cioè nel senso che non avevamo, eravamo abituati al, nella memoria avevamo le ultime date dell'altro giro con i locali imballati, invece tornare e vedere lo stesso locale con meno gente rispetto al previsto ha fatto effetto. Poi magicamente attraverso l'uscita del disco, il lavoro che abbiamo fatto, è ripartita questa onda e devo dirti che l'estate è andata veramente bene. Qual è il processo di creazione dei pezzi dei Motel Connection? Come funziona? Ma noi di solito nella nostra storia abbiamo sempre lavorato con delle sessioni iniziali in cui lui mette i dischi liberamente, mixa dei suoni, delle ritmiche, e io e Samuel con altrettanta libertà ci suoniamo sopra. Quindi facciamo queste sessioni, registriamo tutto, 2-3 giorni, e poi ascoltiamo quello che è venuto fuori. Lì dentro andiamo a selezionare delle cellule che potrebbero diventare dei pezzi. A questo punto estraiamo e iniziamo a lavorare di fino là dove sentiamo. E di solito il processo è di questo tipo. Poi durante l'anno, naturalmente, questo è per quando facciamo i dischi, poi durante l'anno, durante il lavoro, vengono sempre delle composizioni, ciascuno di noi a casa propria ha delle idee, le manda all'altro, l'altro le sviluppa, e quindi è un processo di aggregazione continua. Di condivisione. E per quanto riguarda invece le colonne sonore, avete iniziato con la colonna sonora del lungometraggio di Santa Maradona, poi nel 2004 anche con la colonna sonora di Andata più ritorno. Quando si crea una colonna sonora, come funziona? È uguale a quando si crea un album magari nato così, oppure... No. No. Noi abbiamo fatto la colonna di Santa Maradona, noi abbiamo fatto un album che dopo è stato elaborato per essere adattato al film. Quindi abbiamo avuto una grande libertà e questo è successo anche in Andata e ritorno. Non abbiamo mai scritto vedendo quelli che si chiamano i giornalieri, come solitamente invece si fa. Vedi i giornalieri poi del girato e poi scrivi. Invece noi abbiamo usato completamente un altro metodo che sembra più facile, però poi invece in realtà alla fine, quando poi è il film girato, bisogna sempre poi aggiungere un po' di cose. Però non è, insomma, la nostra musica ha molto un immaginario visivo e quindi è stato molto semplice lavorare a Santa Maradona. Andata e ritorno è stato più complicato perché ci voleva molta più musica di quella che in realtà poi noi avevamo scritto, però è un'esperienza molto divertente e soprattutto ti porta a poter fare delle cose che sennò solitamente magari non scriveresti. Hai molta più libertà di scrittura, è molto divertente, ma devo dire che non è neanche poi, cioè non è facilissimo, insomma. Secondo me alla fine il più bravo in Italia a fare le colonne sonore è Sorrentino, che faceva il DJ e sceglieva i pezzi e li mette, che è quello che, insomma, è quello che sta succedendo molto, come fa Tarantino che glieli sceglie RZA, scelgono delle tracce già prodotte, già per le immagini. Questa è, secondo me, mi sembra che sia la tattica più semplice, La tattica forse più redditizia, perché se costa, cioè fare una colonna sonora in una certa maniera costa moltissimo. Insomma, i Daft Punk per fare Tron avranno preso, infatti hanno potuto usare un'orchestra, noi insomma quello eravamo
quattro archi. Noi quattro archi. Altri budget, insomma. Esatto. I progetti futuri dei Motel Connection. Ma progetti Motel innanzitutto rimarranno in attività fino a questo primo semestre, cioè nel senso che noi abbiamo un lavoro focalizzato con una serie di obiettivi. In particolare abbiamo un tour che stiamo costruendo, che sarà un tour nelle università, We Revolution, è un progetto, tra l'altro l'abbiamo fatto la puntata zero proprio qui a Perugia per capire se questa macchina organizzativa funzionava, dove noi portiamo la musica nell'università, ma soprattutto la musica serve per stimolare la creazione di start-up. E quindi ci sarà un camper che seleziona delle start-up e cerchiamo in questo modo di stimolare anche il lavoro, pensando che il nuovo rock and roll è fare impresa. Ecco, ottima idea, direi. E quindi questo è il progetto a cui stiamo particolarmente lavorando, e poi ci sarà probabilmente un giro di vertical stage di questi show verticali, che sono un po' una nostra passione, con l'idea di attivare le strade, portare la gente a rivivere la strada come un luogo di aggregazione, non semplicemente come un luogo di passaggio. E poi una chicca forse per l'estate, ma lasciamola ancora per aria, perché qualche sorpresa, dai, qualche sorpresa. Non è sicura. Radio Bombay. Radio Bombay vi saluto. Tutti gli ascoltatori, chiunque, anche chi non ascolta, anche chi non ci sarà stasera qui all'Urban a sentirvi. Salutiamo tutti. Grazie dell'ospitalità. In bocca al lupo. Grazie mille. Ciao.